E adesso chiamo sul palco Beatrice Sgravatto, che dovrebbe essere qui, che ci parlerà di Urban Games. Quindi se Beatrice è qui, eccola qua. Ecco, un applauso per Beatrice, ti salutiamo, ti presento. Beatrice Sgravatto, un'organizzatrice di giochi urbani e pervasivi di Ferrara. Ha conseguito una laurea in cinema e produzione multimediale e ha creato Seekers, la caccia al tesoro notturna e Spy, seconde e prime impressioni. Ha organizzato Free Urban Games con permesso e collabora attivamente con la realtà milanese Urban Games Factory, della quale ci parlerai, con i quali hai contribuito a Lumina, Spersi nella Landa, la loro ultima creazione. Quindi Beatrice, ti lascio al pubblico e... Buon ascolto. Questo qua. Prova, ok. Ciao a tutti. Allora, vi parlo un po' di giochi urbani. Prima della conferenza mi hanno già fatto notare che non ho definito giochi urbani nella loro definizione, perché non è facile. La definizione è labile e i giochi urbani sono così diversi tra loro che è difficile darne delle categorie e dei chiari punti che possano definirli. Quindi quello che faccio oggi è farvi una carrellata di quelli che sono i giochi urbani che sono italiani. Ho scelto l'Italia perché stiamo arrivando con un po' di calma a mettere mano ai giochi italiani e ai giochi urbani, e però ci stiamo arrivando, quindi ci sono dei progetti molto belli che ora vado a presentarvi. Allora, partiamo. Fabio, ti chiedo già di cliccare. Il primo gioco di cui vi parlo si chiama YY e in realtà sulla carta è una guida turistica. Tra l'altro ha vinto nel 2009 il premio per l'innovazione nel turismo ed è una guida che funziona in questo modo. Vi porta, io ora vi descrivo in particolare quella di Milano, sono guide cartacee che vengono acquistate sul loro sito o anche nelle normali librerie. E vi parlo in particolare di quella di Milano, che vi porta a scoprire dei luoghi della città però tramite la narrazione e l'interazione con l'host che vi guida. Quindi voi partite e in quella di Milano il gioco inizia dicendo che è stato rubato un diamante e che voi siete gli aiutanti dell'investigatore che deve trovare il ladro. La particolarità di questa guida non è solo la narrazione, ma il fatto che è divisa il quaderno che voi acquistate, è tagliato ogni pagina, come si vede dalle foto, spero che si veda dalle foto, è tagliata in tre parti. E quindi quando voi partite avete la prima pagina intera che vi racconta cosa è successo, e poi dovete inviare un messaggio di consenso, quindi partecipate a... la ricerca di questo diamante a quello che è il vostro host che vi sta guidando. E l'host vi risponde con un SMS e vi dà dei codici. I codici sono i numeri che sono segnati su ognuna delle tre parti e quindi voi andando a trovare i numeri giusti componete una pagina nuova che vi porta a una nuova destinazione. In ogni nuova destinazione c'è qualcosa da cercare caratteristico della città. A Milano si ritrova il diamante. Questo è il primo esempio. Andiamo al secondo. Il secondo, invece, è un gioco particolare ed è un po' borderline, perché è un misto tra un alternate reality game, un gioco urbano e una web serie. Vi parlo di Frammenti, che è un prodotto del 2009, dell'azienda Log 607, è una web serie che tra l'altro è molto molto bella perché ritrovate tutto online, potete rivedere tutti gli episodi e parto facendovi vedere proprio come è stata promossa la web serie. Vi faccio vedere uno spot televisivo, o meglio uno spot televisivo che però è andato in onda in internet su YouTube. E ti chiedo di schiacciare il tasto di YouTube, che è proprio alla base dell'immagine. E vi presento il Lexotan, che è un farmaco che elimina quelli che sono i vostri brutti ricordi. Nel
Nello spot pubblicitario il Lexotan è presentato come un farmaco reale. Non va l'audio. Non va l'audio. Va l'audio. L'Etenox. Grazie, ottima correzione, un applauso per la GAF, grazie mille. Il Etenox è un farmaco che rimuove ricordi brutti. E è stato presentato al mondo come una cosa reale, quindi addirittura il Fatto Quotidiano all'epoca aveva pubblicato la notizia come se fosse vero, quindi hanno fatto delle indagini, non ben fatte evidentemente, che sono andate a valutare che il farmaco era stato commercializzato. Ok, torniamo indietro alle slide di prima. Il farmaco viene promosso come reale e contemporaneamente appare un sito web che racconta di quelli che sono contro questo farmaco e quindi di tutta una serie di persone che si stanno associando per far chiudere la ditta Marlott & Kunz che lo produce. Sempre contemporaneamente iniziano ad apparire su YouTube gli episodi di Frammenti, che sono un diario video di Lorenzo Soare, che è il protagonista della storia e che è legato alla creazione del farmaco, ma proprio per tutelarsi e non essere recuperato dalla ditta, l'ha assunto per cancellarsi la memoria e ha lasciato degli indizi per poter recuperare i fascicoli che rendono visibile il farmaco e lo rendono bloccabile, cioè permettono alla polizia di bloccarne la produzione. Quindi chi vede la webserie interagisce realmente andando ad indagare su i luoghi proprio che vengono indicati da Lorenzo, dal protagonista. E ogni piccolo episodio si conclude con un indovinello con diversi indizi da sommare e da ricostruire che portano a dei luoghi fisici. Quindi Frammenti io vi consiglio vivamente di darci un'occhiata perché è un progetto molto grosso e molto bello. In conclusione abbiamo l'ultimo, grazie Fabio, che sono i BB Games o Basilicata Border Games. È un progetto che è stato creato per la candidatura di Matera come capitale della cultura nel 2019 e all'epoca non aveva ancora vinto, ora ha vinto, ed è un progetto che aveva come scopo quello di fare interagire diverse generazioni, diverse età tra di loro e anche diverse culture. Quindi i creatori del gioco, che sono Matteo Augustoni e Augusto Pirovano, hanno deciso di creare di aprire una call a diversi giovani da under 30 da tutta l'Europa e tutta l'Italia per portarli tutti in Basilicata e hanno fatto un mese di solo giochi urbani. I giochi consistevano in particolare in delle missioni, quindi tutti i giovani che arrivavano avevano delle task da compiere, delle cose da compiere e chi le compiva in modo migliore e ne compiva di più vinceva la sua settimana. Tutte le task avevano come fulcro quello dell'interazione col luogo in cui si stava e dell'interazione con diverse fasce di età. Quindi c'erano task che portavano a interagire con dei bambini e altre con anziani, con adulti o con diverse professionalità. Più nello specifico le task sono molto bizzarre, quindi ce ne sono... vanno dal andate, suonate in una casa che non conoscete, entrate e cucinate un piatto tipico con i proprietari. Oppure, le squadre erano di 6 persone, questo è importante perché se ne entrano 6 è ancora un numero accettabile, se vi entrano 12 persone suona un po' diverso. Oppure c'era andate a cercare un giardino privato, un cortile e organizzate un picnic con i proprietari, però questa volta gli oggetti li portate voi. Oppure, che è tra i miei preferiti, trovate una finestra e trovate qualcuno che non faccia parte della squadra che dalla finestra vi tiri una secchiata d'acqua. E qui io vi farei vedere anche il video perché mi ha fatto molto ridere. Poi ho l'ultima slide e non ti scoccio più, giuro. Ok, quello che riceve la secchiata d'acqua è Mateusz ed è polacco ed è Amelfi e riceve una secchiata da Maria. E questo è l'ultimo progetto
Bello, bellissimo. E io concludo in realtà facendovi un invito, nel senso che sulla falsariga dei Basilicata Border Game oggi vi propongo un gioco che si chiama 70 minuti. Ed è un gioco che potete giocare qui a San Donà, durante la fiera, durante San Donà Fumetto. Il gioco, per essere completato, ha bisogno, necessita di uno smartphone e il vostro compito è fare fotografie con compiti, cioè mentre fate cose molto simili a queste, meno estreme della secchiata d'acqua, però siamo lì. Ne ho un po' di copie qui e le lascio a disposizione qui e le altre, dopo la talk di Ruger e di Morgan Gabe, le trovate all'InfoPoint. E io ho finito e vi ringrazio.